Ragazzacci del web, un salutone dalla Baccio e bentornati in un nuovo video su iTale. Quest'oggi vorrei trattare un aspetto che secondo me è molto importante, cioè uno si può chiedere, ma io in quanto giocatore troverò quello che mi piace in iTale? E per, diciamo, ricollegarci un po' al mondo minecraftiano, ho chiesto ai membri della Redcraft che tipo di giocatore sono, e quindi vediamo le loro risposte. Ed ora siamo qui con il buon Dan Game HD, nuovo membro della Redcraft entrato da poco, che ci spiegherà cos'è per lui giocare a Minecraft. Beh, giocare a Minecraft è tante cose, come magari esplorare, combattere i mostri, costruire qualche cosa, oppure creare qualche farm efficiente. C'ha varie sfaccettature. Quindi, cos'è che ti piace maggiormente di Minecraft? Esplorare il mondo infinito, in pratica. Ok, grazie mille Dan, è stato di molto aiuto. Prego. Con Miniuzzo, anche Salve. Tu, dici, che tipo di giocatore di Minecraft sei? Allora, innanzitutto, per chi non lo sapesse, a me piace costruire, quindi, cioè, mi reputo, tra virgolette, un builder, ok? È un signor builder, oggi. Grazie. Niente, mi piace costruire, quindi, in iTale mi piacerebbe, oltre a fare del survival, no, ad avere delle situazioni di sopravvivenza, mi piacerebbe proprio anche costruire. Certo, questa certo. Componente non so se esiste, cioè non so se hanno dato un ok, che magari stesso, ecco, nella modalità di sopravvivenza si potrà costruire. Questa è la mia paura, perché mi piacerebbe, oltre ad andare sotto terra magari a cercare tesori e robe varie, mi piacerebbe anche fare tipo una città intera, come qui per esempio. Sì, esatto. Beh, è una domanda che tutti ci stiamo ponendo, vedremo di dargli una risposta. Minuzzo, grazie mille della tua partecipazione. Suriv, Bis, ciao, buonasera. Ciao. Che tipo di giocatore siete su Minecraft? Ah, su Minecraft mi piace farmare e creare circuiti in redstone. Bene, e no, tu Bis? Io preferisco di gran lunga riuscire a rendere la vita semplice al giocatore, quindi realizzando farm automatiche, o perché no, se non esistono delle farm automatiche, creandole col modding. Benissimo, grazie mille ragazzi. Prego, ciao. Quindi, ora andiamo ad analizzare i vari aspetti del gioco, e per farlo ho chiamato qui con me il buon Maruco e Frank Teocleziano. Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi. Benvenuti. Allora, direi di partire dall'esploratore. Dan ci dice che gli piace esplorare il mondo. Sicuramente in iTale uno degli aspetti fondamentali è l'esplorazione. Voi che siete un po' gli esperti del genere, penso che siate un po' d'accordo con me. Innanzitutto voglio ringraziare Nabo per averci invitato a questo video. Prego. È sempre gentile. Per quanto riguarda l'esplorazione, è quella che molto probabilmente è alla base poi di tutto il gioco, perché lo ripeto, lo ripeterò e l'ho ripetuto, che iTale è pur sempre un RPG, e quindi la fase di esplorazione è la fase più importante che c'è nel gioco. Quindi infatti abbiamo diversi biomi, cioè, se non correggimi se sbaglio, quello del ghiaccio, quello della terra, della la plateria, una sorta di mesa, oserei dire. Certo, giusto? Sì. Biomi vulcanici. Da quello che ho capito, ogni bioma avrà anche il suo dungeon, diciamo, prefabbricato, vogliamo dire così? Sì, più o meno, sì, così. Sì, diciamo che se ci vogliamo ricollegare un po' al discorso, intanto ringrazio anch'io il buon Simo per la chiacchierata. Diciamo che ogni bioma di iTale ha intanto una sua unicità, data dal sottosuolo che è unico, dalle risorse con tutta probabilità che possiamo trovare per ogni bioma, quindi ci dovremmo aspettare di trovare una risorsa solo in un dato bioma piuttosto che un'altra. E soprattutto, come dicevate giustamente voi, anche i dungeon e probabilmente i mob specifici di quella zona là. Quindi ogni bioma ha la sua personalità,
diciamo così. E soprattutto razze specifiche per ogni bioma. Esatto, cioè esatto. Poi la cosa interessante non è tanto trovare un dungeon, quanto trovare una razza con il suo background in quel determinato bioma. Che è questa una cosa molto bella secondo me in Etil, è proprio il fatto che ci sono varie razze con background specifici. Certo. Anche perché, scusami, se vai a prendere il blog della World Gen, c'è praticamente uno screenshot di una pianura. Certo. Ora, in 100 blocchi che tu riesci a vedere in quella pianura, ci sono circa 4-5 costruzioni. Sì. Questo sì. Cosa significa? Non è come Minecraft che tu vai nel deserto e ne devi guardare due per trovare una piramide, sì, per dire. Infatti. Se tu arrivi in una pianura e ti stanchi a vedere tutti i dungeon che ci sono, perché sono tanti. Quindi l'esplorazione sì, è se non il fulcro centrale, uno dei fulcri, insomma, di tutto il gioco. Che poi da quello che ho capito, diciamo, la generazione dei dungeon non è casuale, ma è scriptata. Quella della story, delle storyline, almeno da quello che siamo riusciti a capire, la generazione del mondo è infinita, ma per evitare di, insomma, di far girare il player a vuoto, esatto, la generazione dei dungeon della storyline sono scriptati. Quindi come nel momento in cui nella 1.14 che dobbiamo fare migliaia e migliaia di blocchi per trovare un villaggio nuovo o cercare la mansion e non trovarlo, cioè. Esatto. E venendo al secondo aspetto, diciamo, quello del building, che è un po' quello che ci rimane un po' a cuore a noi tre, devo dire che secondo me Etil sta introducendo un sistema di building molto interessante. Da quello che ho potuto capire da diversi screenshot che ho visto sul sito, è un building un po' come lo conosciamo noi, fatto di blocchi, scale, mezzi blocchi verticali, attenzione, ma anche blocchi obliqui, come può essere dei tetti, che non sono, per dire, facciamo noi su Minecraft delle scale messe lì, ma sono proprio dei triangoli, chiamiamoli così, giusto? Esatto, sì, in realtà sì, abbiamo una varietà a livello di building che è eccezionale, se vogliamo, è un passo molto grande avanti, se vogliamo fare il paragone allo stesso Minecraft. E questo perché è dato? È dato da un principio molto molto semplice, che questo gioco ci ha fatto capire solo con un trailer di 2 minuti, solo con delle concept art o solo con degli screenshot. Hytale è vivo, è un gioco vivo, non è statico. E da quel punto di vista, anche il building e anche la possibilità di buildare deve dare la possibilità a noi player di crearci una base, una casa o comunque ciò che vogliamo in maniera dettagliata, ma in maniera molto molto ricca. Abbiamo visto degli intarsi rispetto a dei dungeon, quindi degli intarsi blu. Io mi immagino quelle colonne che ho visto di sabbia, per fare un esempio, ma anche la stessa cobblestone, se vogliamo, non ha 4 derivati, ne ha almeno 20, nel senso abbiamo una varietà infinita. Una varietà veramente vasta di cose, per non considerare che io ho notato dei blocchi particolari, blocchi, chiamiamoli, prefabbricati, come per esempio il tavolino con l'ombrellone, la sedia, il lampione. Sono tutti blocchi di dettaglio, blocchi decorativi che danno una vastità di possibilità che secondo me sono veramente fuori dal comune. Cioè, cose che se le volessimo andare a cercare in Minecraft dovremmo cercare il moddato. Diciamo che sono finiti i tempi in cui fare una casa su Minecraft, per arredarla ci metti un letto, una fornace, una doppia chest e una crafting table. E ti inventi i bicchieri con i pickle. Esatto, anche con i pot. Esatto. Qua su Hytale io ho visto la qualunque. Ho visto ponti, ho visto catapulte, ho visto fare qualsiasi cosa negli screenshot. Quindi ragazzi, sì, di che stiamo parlando? E soprattutto una cosa che mi è piaciuta tanto su Hytale è il concetto di pietra. Perché in molti screenshot, se avete notato, ci sono sì blocchi di cobblestone muschiata, certo, stone brick, eccetera, ma ci sono anche dei mucchietti di sassolini.
che può sembrare una sciocchezza, ma a livello di dettaglio, se vogliamo parlare proprio di building puro, è un dettaglio che rende molto realismo in una mappa buildata da noi. Certo. Quindi quei piccoli dettagli fanno la differenza. Ho visto tantissimi tipi di sentieri, per fare un altro esempio, fence, per dire una cavolata, i pezzi di, cioè i minerali, no? Che esce fuori il minerale dal blocco, queste cose qua, sì, sono comunque sia dettagli. Perché che fanno, diciamo, arredamento, mettiamola. Fanno arredamento e fanno, come dicevamo prima, questo gioco lo fanno vivo in tutti gli aspetti, perché magari hanno una sorta di luminescenza nelle caverne, quindi magari potremmo avere un bagliore azzurro dato da un materiale che potrebbe essere il rubino, o magari verdastro da un materiale che potrebbe essere un simil smeraldo, se vogliamo. Certo, quindi certo. È tutta una questione. Poi contate anche che c'è la nebbia dinamica, la luce dinamica di default, quindi già nel gioco base, quindi comunque tutte queste cose a livello di building, a livello di storia, ti immergono. E esatto, questa è una grande ricchezza, secondo me, di questo Hytale, il fatto che si presuppone, da quello che vediamo adesso, e speriamo di aver ragione, si suppone essere un gioco abbastanza immersivo, se vogliamo. Venendo al terzo aspetto, il Redstoner. Ora, noi sappiamo che in Minecraft esiste questa cosa mistica e arcana chiamata Redstone. La Redstone potremmo sintetizzarla dicendo che è una sorta di energia, componente elettrica, chiamiamola così, che è soggetta a diverse leggi e interazioni, e a seconda di come interagisce con altri blocchi fa robe strane e incomprensibili, dall'aprire una porta a creare farme giganolli. Potremmo ritrovare, secondo voi, in Hytale qualcosa del genere? Perché qualcuno magari se lo può chiedere. Vuoi la risposta onesta o la risposta meno onesta? Quella onesta. No. Secondo sono me sono d'accordo no. con te. Secondo magari... me non ci sarà. Avremo qualcosa di diverso, ma non propriamente quello. Esatto. Abbiamo visto alcuni macchinari, tipo le eliche per volare, il jetpack, le bombole per andare sott'acqua. In alcuni frame del trailer si vedono tavoli da lavoro particolari, specifici magari per un certo tipo di lavoro. L'annaffiatoio per innaffiare i campi, forse un pozzo con una carrucola. Quindi diciamo che forse c'è una sorta di tecnologia meccanica. Può essere, e lì mi trovi d'accordo, dal momento che troviamo la parola meccanica. Meccanica. Esatto, ad esempio riguardo le ali esatto, meccaniche. Quindi una sorta di tecnologia ci dovrà pure essere, non molto avanzata, perché ricordiamo sempre che Hytale ha un'impronta abbastanza simil medievale, esatto, quindi non mi aspetto, diciamo, Alexa che fa accendere le luci da sola, mettiamola così. In realtà è comunque una tecnologia che dovrà essere coerente anche all'impronta storica, se vogliamo, comunque alla natura, all'ambientazione del gioco. Esatto. Però secondo me ci sarà una forte componente magica. Esatto, e soprattutto il discorso qual è? Ci potrebbe essere, sì, la componente meccanica inteso come qualcosa che ti fa progredire nella storia, quindi degli oggetti, metti caso il jetpack o altre robe. Certo. Però il discorso di base è che se io penso ad un Hytale, immagino che magari gli sviluppatori, per accontentare tutti, abbiano anche pensato appunto ai Redstoner. Esatto. Però in contrapposizione a questo c'è quello che abbiamo detto poco fa. In quella pianura ci sono 5-6 torri? Sì, a che pro fare delle mega farm di ferro, di mob, quando ci ritroviamo davanti a un gioco vivo che non ha bisogno in realtà di stare fermi e farsi una base, dal momento che ti invita ad andare a giro? È dell'esplorazione. Esatto, quindi lì... Cioè, fondamentalmente, volendo paragonare le due cose, abbiamo un Minecraft dove ti stabilisci in un posto, ti fai le tue farm per avere tutte le risorse che vuoi, e sei a
posto. In Hytale invece dobbiamo, siamo spinti all'esplorazione, perché dobbiamo andare a cercare il dungeon che magari ci può dare quella ricompensa, quel bioma dove poter andare a trovare quella risorsa, e così. E in più, secondo me, ci sarà, come dicevo prima, una forte componente magica legata magari agli elementi della natura, come può essere il ghiaccio, il fuoco, volendo la terra o la natura, che magari, e dico magari, qui è pura speculazione, ragazzi, parliamoci chiaro, noi abbiamo la possibilità di sfruttare questa componente magica per avere dei bonus in game. Tipo, la butto lì, la componente magica legata alla natura ci può dare una mano per aumentare l'efficienza delle nostre coltivazioni e quindi avere più cibo per poi andare in esplorazione. La componente del fuoco ci può aumentare magari l'efficienza delle fornaci per smeltare il ferro. Sparo delle probabili cavolate, però a mio avviso questa è l'impronta che ci stanno dando. Non so se siete d'accordo con me. Ma così come la dici tu è giusto, cioè ha anche senso dire hai abbracciato il fuoco e quindi hai la possibilità di cuocere più rapidamente. Però il punto qual è? Che poi il metallo dalla fornace te lo devi prendere da solo. Certo. Cioè non c'è una tramoggia che te lo va a togliere. Certo. Ma lo stesso ragionamento per le farm, per esempio, anche lo spawn dei mob, molto probabilmente, è diverso. È uno spawn di mob puramente GDR. Quella zona spawnano determinati mob, tu l'unica cosa che puoi fare è killarli, punto. Ti rispawneranno dopo 10 minuti. Non puoi fare una farm di mob. Penso anch'io. E a valorare questa cosa ci sono svariati screen nel blog, nel sito ufficiale, che ci mostrano sì la casetta del nostro player, ma se avete visto non hanno un campo di zucche o melanzane gigante, hanno un orticello piccolo, hanno un piccolo recinto con due mucche, se vogliamo un piccolo pollaio, quindi a livello di farm, inteso come procurarsi del cibo, siamo anche d'accordo tutti. Probabilmente tu lo devi fare, avrai le tue piccole farm. Però ricordiamo anche che ci sono delle strutture nei concept art che parlano di mercati. Sì. Quindi a quel punto là, che senso ha fare le farm se poi tu puoi andare in giro e comprare? Metti caso che nelle giare o nei bauli che trovi a giro trovi dei soldi, delle monete, a quel punto lì puoi comprarti tramite i mercati o ciò che si vuole tutte le risorse. Quindi molti elementi vanno contro l'idea del farming inteso come lo intendiamo su Minecraft. Sì, c'è una componente farming, ma è una componente farming fatta dal player, esatto, un pochino più ridimensionata e secondo me a funzione, torniamo sempre lì al solito discorso dell'esplorazione probabilmente. Ora io spero sinceramente che non sia tipo io ho bisogno di quella tal risorsa per farmi l'armatura, per dire, prendo e devo andare a killare 700 mob di quel genere. No, non sarà così, spero di no. Probabilmente però... sai come può essere? Più NPC friendly, cioè fai la casa, magari devi craftare il blocco dell'artigiano, faccio un esempio, e dopo aver craftato il blocco dell'artigiano la butto lì, la logica del gioco dice che quella casa verrà occupata da un artigiano e quando tu non ci sei ti farmerà ferro. Può darsi, magari ci verranno in aiuto le varie razze presenti nel gioco, per dirne una, il Quebec per il legname, magari quella razza può essere, concedetemi il termine, sfruttata, certo, tra molte virgolette ovviamente, per farmare legna, come magari un'altra razza può essere utilizzata per farmare ferro, quell'altra per farmare, non lo so, cibo,
e così via discorso. Dobbiamo capire se davvero interagiscono con noi e possono fare delle azioni, e a quel punto la farm si sposta su un altro piano. Non avremo più una farm che gestiamo noi, ma abbiamo delle persone che la gestiscono per noi. Noi costruiamo, certo, sì, certo, una farm funzionale agli NPC, ma saranno loro poi a darci le risorse. Questo è ancora da capire. Ci sono degli elementi che ci portano in quella direzione là, però al momento, come tutto questo discorso, tutti i video che facciamo, prendete tutto, ragazzi, con le pinze, anzi, con le molle, certo, fateci sapere sotto nei commenti se siete d'accordo e se avete qualche idea, magari qualche supposizione diversa dalla nostra, perché questo periodo di Hytale credo sarà il periodo più bello, cioè quello delle speculazioni, sì, dove sì, ci si confronta, sì, sì, dove comunque cerchiamo di dare un senso, un perché a quello che vediamo, quindi è, sì, fondamentale confrontarci. Ora, venendo un attimino all'ultimo aspetto, quello del modding, e qui veramente il team di Apixel ci ha stupito, secondo me, perché all'interno del gioco ci danno loro stessi gli strumenti per andare a creare noi stessi NPC, mob, oggetti, in maniera molto semplice e immediata. Lo stesso Marcus Crom, correggetemi se sbaglio, che a mio avviso è uno sul panorama YouTube dei giocatori di Minecraft moddato più rappresentativi, ha fatto un video in merito dove sviscerava nel dettaglio questo nuovo strumento, e lui l'ha definito rivoluzionario, ma per il semplice fatto che, a cose normali, un modder cosa deve fare? Deve entrare nel codice di Minecraft e andare a cambiare delle cose. Qui no, abbiamo un tool a parte che ci fa il lavoro che dobbiamo fare, e poi tale tool lo inserisce nel gioco in maniera molto semplice e immediata. Ed è solo la punta, se vogliamo, dell'iceberg, perché questo strumento ti permette di condividere. Sappiamo che su Hytale c'è un concetto di condivisione che non si è mai visto. Hytale ti permette di creare il tuo mondo a cubetti e non, ma il tuo mondo, e nel tuo mondo potresti anche metterci un mondo interamente di ghiaccio, creando dei mob che lo abitano, mob, certo, ostili, che possono essere delle foche che lanciano dei sassi, per dire, oppure dei mob amichevoli che sono gli orsi polari, che ti lanciano con il gelato. Esatto. Quindi stiamo parlando di qualcosa che ha un'infinità di possibilità. Questo strumento ti permette di condividere il tuo mondo con altri, ti permette di dare il tuo mondo e condividerlo, e dire agli altri ragazzi della community: ragazzi, io ho fatto questo mondo con questi mob, con queste regole, se vi va di giocarlo, giocatelo. E questa è solo una piccola parte, perché se vogliamo dirla tutta, Hytale è stato sviluppato con un criterio molto furbo. Ripetiamo sempre, ragazzi, le persone che ci stanno lavorando non sono nate ieri, esatto, e sanno quanto questo videogioco può trovare terreno fertile in una piattaforma che può essere la stessa YouTube. Esatto. Quindi perché non fornire uno strumento che ti permette di creare la tua animazione, la tua intro, le tue cose belle, le intro da condividere, e più gratuito. Gratuito, verrà rilasciato insieme alla beta gratuitamente, insieme, esatto, al insieme al gioco. Quindi, cioè, ragazzi, di che stiamo parlando? Pensate alla furbizia che hanno avuto. Cioè, a parte tutto l'hype che ci stanno cacciando dietro i creatori, ci stanno anche dicendo: ragazzi, noi vi daremo un gioco che sarà più o meno completo, lo aggiorneremo in maniera costante, perché se non sbaglio ci hanno detto anche questa cosa qua. Sì, hanno però dei contenuti per anni. Esatto. E in più vi diciamo che vi diamo anche uno strumento per andare voi stessi a modificare il nostro gioco e farlo come volete voi. Cioè, noi ovviamente non possiamo entrare nella testa di ogni player del globo, perché ognuno di noi piace giocare in maniera diversa. Quindi cosa facciamo? Vi diamo uno strumento per implementare nel gioco quello che vi piacere ci sia. E questa è una genialata. Fatemi capire. Rendendolo di fatto infinito, esatto, perché non ti puoi fermare.
se tu giochi nel mio mondo, poi se vuoi farti un'altra partita su Itel rispetto a un altro mondo o un altro aspetto, lo puoi fare. Quindi il tuo gameplay continua, le tue aree di gioco continuano. Ti stanchi della storia? Vai ai minigame. Ti stanchi di un'altra cosa? Fai un'altra roba. Ma comunque giochi sempre ad Itel, non cambi titolo. E loro lo sanno. Io ripeto, io a oggi, vedendo le visualizzazioni del video, del trailer, e vedendo la risposta della community, io mi immagino, e lo dico, l'ho detto più volte nei video, mi viene da sorridere, io mi immagino questi quattro disgraziati che si tengono la capoccia e dicono: oh cavolo, questa cosa ha fatto tanto successo, c'è ora... sfuggita di mano. Esatto, ora cosa facciamo? Perché fossi in loro, io mi sentirei giusto un pelino di responsabilità, lo dico molto spesso, esatto, questa cosa. Esatto. E fanno bene che ormai la cavolata è stata fatta, quindi non possono deludere più di tanto le aspettative. Le ova l'hanno rotte, sì. Mo c'è da fare la frittata e va girata bene e fatta buona, perché se no è un casino. E con questa perla di saggezza che mi è uscita così all'ultimo momento, io vi saluto, saluto Maruko e Frank e li ringrazio per la compagnia e invito tutti grazie a te. A scrivermi nei commenti cosa ne pensate degli aspetti che abbiamo parlato in questo video, e soprattutto cosa vi aspettate voi dai teli, cioè ho interesse anche nel sapere la vostra risposta. Ovviamente invito tutti quanti a lasciare un like, un commento, a condividere questo video su tutti i vostri social, dall'altro trovate i nostri in descrizione. Se non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale. Dal abbraccio Maruko e Frank, un salutone e un abbraccio, e alla prossima, gente. Ciao ciao, ciao a tutti.